come vite distanti, nasce come ARF per aiutare in qualche modo e per raccontare anche le vite distanti che tutti noi abbiamo passato in questo periodo, ognuno a casa propria. Hanno partecipato circa 80 disegnatori. Il volume è finalmente finito e qualche tavola uscirà ancora e andrà in distribuzione nelle case di chi l'ha ordinato dai primi di giugno. Il volume ha aiutato a donare 60.000 euro allo Spallanzani di Roma e speriamo di donarle ancora, insomma la raccolta non è finita, è ancora possibile ordinarlo sul sito. Abbiamo già raggiunto 3.000 copie e oltre, speriamo naturalmente di arrivare a un numero significativo ancora più alto per donare ancora di più. Come PressUp ci siamo impegnati sin da subito nel riconvertire la nostra azienda, nel creare prodotti di protezione per le varie persone, soprattutto chi è all'interno degli ospedali e delle strutture sanitarie. Però siamo voluti andare oltre e abbiamo deciso di impegnarci concretamente in un progetto culturale che potesse abbracciare il mondo del fumetto italiano. Noi siamo da anni in collaborazione con l'ARF e quando i ragazzi dell'ARF ce l'hanno proposto siamo stati felicissimi di dare il nostro contributo fattivo e adesso veramente è una gioia vedere tutti quanti all'interno dell'azienda poter stampare questo bellissimo libro. Lo Spallanzani in questo periodo ha ricevuto molte donazioni da parte di tanti cittadini singoli, enti, associazioni e istituzioni. Noi abbiamo fatto un elenco di tutto quello che serve per migliorare le tecnologie o per implementare le attrezzature o per sviluppare progetti di ricerca che riguardano questa emergenza e che riguardano in assoluto l'assistenza ai pazienti e la ricerca sul virus. Questi 60.000 euro, siccome loro li hanno finalizzati all'emergenza Covid, adesso noi faremo delle proposte in base al nostro elenco di attrezzature che sono necessarie e condivideremo con loro quale è la scelta migliore. È bello anche che le persone che donano poi sappiano quello che si riesce a fare con i loro soldi e con i loro sforzi.